Partiranno da martedì 6 aprile i lavori di ANAS, già avviati da qualche settimana allo svincolo di Gubbio Nord Fano, che interesseranno, come preannunciato, un ulteriore tratto della strada statale 219 di Gubbio e Piandassino in direzione Padule per entrambe le direzioni e che andranno a sospendere il transito nel tratto tra lo svincolo Gubbio Nord Fano e lo svincolo Viale Parruccini Scheggia. L'opera di ANAS, come noto, prevede il risanamento profondo della pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull'intera piattaforma stradale per un investimento complessivo di 13 milioni di euro tra lavori già ultimati, in corso e in fase di avvio. Il completamento di questa fase è previsto entro il 30 aprile. A seguire il cantiere procederà verso Padule, dove si ricongiungerà al tratto già risanato lo scorso anno. Le autovetture e i veicoli leggeri saranno deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per chi proviene da Fabriano in direzione Cagli è invece consigliata l'uscita Fossato di Vico con prosecuzione sulla SS3 Flaminia verso Fano. I mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate dovranno seguire gli itinerari alternativi. Il traffico pesante proveniente dalla SS318 Perugia-Ancona-Roma-Foligno in direzione Fano dovrà proseguire sulla SS318 fino allo svincolo di Fossato di Vico e proseguire sulla SS3 Flaminia in direzione Fano. In alternativa potrà utilizzare la E45 fino a Umbertide e uscire allo svincolo Gubbio-Umbertide SS219. Il traffico pesante proveniente da Fano in direzione SS318 Perugia-Ancona-Roma-Foligno, anziché percorrere la SS452 della Contessa verso Gubbio, in località Ponte Riccioli dovrà proseguire sulla SS3 Flaminia in direzione Fossato di Vico, dove potrà immettersi sulla SS318. Nessuna limitazione invece per chi proviene da Fano in direzione Umbertide-Cesena E45. Il traffico pesante proveniente da Ancona-Fabriano in direzione Umbertide-Cesena E45 dovrà proseguire sulla SS318 fino a Perugia, località Collestrada, e immettersi sulla E45 in direzione Cesena. Il traffico pesante proveniente da Cesena E45 e diretto verso Ancona Gualdo Tadino dovrà proseguire sulla E45 fino a Perugia, località Lidarno, e uscire allo svincolo Ancona SS318.